Continua il botta e risposta riguardo l'errore nel calcolo del dato RT della Lombardia, che ha costretto la regione per una settimana in zona rossa. Stavolta a prendere la parola sono alcuni sindaci lombardi. Primo tra tutti è Beppe Sala, sindaco di Milano, che già aveva chiesto al governatore Attilio Fontana di mostrare dati. Le richieste degli altri sindaci hanno un duplice intento: da una parte ottenere una nuova modalità di accesso ai dati, che sia open source, dall'altra capire esattamente come sono andate le cose sulla zona rossa, senza necessariamente stabilire responsabilità. E della stessa opinione sono anche i milanesi, che chiedono maggiore trasparenza e chiarezza. Hanno perfettamente ragione i sindaci, che bisogna smetterla con questa conduzione della regione. La cosa che non capisco sono i dati, perché noi possiamo essere una città che può trasmettere velocemente il virus, abbiamo purtroppo i mezzi perché questo venga trasmesso, ma non si capisce mai il vero dato, sia a livello di tamponi sia a livello di comunicazione, cioè io non so chi ascoltare. Che c'è molta confusione ultimamente, molta confusione, non so, non si sa più cosa pensare, cosa credere. Se non guardano queste cose loro che sono preposti per fare questi lavori, chi ci smena siamo sempre i poveretti. Non è giusto, bisognerebbe proprio che controllino, che facciano, che ci sia più trasparenza, che sia più corretto tutto. Ma io penso come al solito, quando ci sono queste problematiche, le responsabilità sono di entrambe le parti, quindi bisognava che la regione accertasse bene i dati che andava a comunicare, dall'altra parte che ci fosse un controllo più stringente da parte del Ministero della Sanità nel verificare questi dati, evitando quindi di passare settimane in zona rossa se questa non era appropriata. Secondo me assolutamente serve più trasparenza, ma più che altro per mettere al corrente anche i cittadini della situazione, anche perché noi non ci stiamo capendo più niente. Cioè, un giorno siamo rossi, un giorno siamo arancioni, chiaramente anche le attività stanno soffrendo, quindi fare chiarezza sicuramente potrebbe servire anche a calmare gli animi.